L'artiglieria antiaerea torna a illuminare la notte di Tripoli. I colpi sono stati avvertiti in particolare sopra la residenza di Gheddafi, non lontano dall'hotel che ospita i giornalisti stranieri. Nella Libia orientale resta incerta la situazione a Gedabia, quest'ultimo avamposto degli insorti prima di Bengasi, sarebbe di fatto circondato dalle truppe lealiste. Nonostante i raid della coalizione internazionale, le forze ribelli sembrano incapaci di riprendere l'avanzata verso ovest e liberare le posizioni perse una settimana fa. Drammatica la situazione misurata a 170 km a est di Tripoli, che nell'ultima giornata è stata teatro di un nuovo massacro. Secondo i testimoni, le vittime sono 40, di cui 4 bambini. Oltre ai carri armati, sarebbero all'opera anche dei cecchini.